Chuck. Ciao Indie Zone, ben trovati, grazie. Sto bene, un periodo bello ed intenso. E ieri sera passavo musica in un locale e sono svegliato da poco perché mattina di conseguenza rispondo così. È da un po' che a volte la sera passo la musica, mi definisco un selezionatore musicale. Esagerato è il primo disco a mio nome. È un lavoro che è stato concepito tra Napoli e Milano. Napoli, la città in cui sono nato e cresciuto, dove abbiamo fotografato l'anima del disco. Milano, la città in cui vivo da qualche anno, dove abbiamo fatto crescere le pre-produzioni, lavorando sul nastro in uno studio molto bello che si chiama Bach Studio di Toto Cutugno. È stata un'esperienza molto gratificante ed emozionante. E racconta di storie che hanno meritato un posto nel mio primo disco, facendo una cernita di canzoni tra scritte nell'arco in un periodo recente ed altre magari un po' qualche tempo fa. E sono semplicemente dell'idea che il lavoro anche dal punto di vista dell'artwork rispecchia ciò che era l'approccio iniziale dell'idea, e cioè essere fedeli alle cose con cui siamo cresciuti, quindi gli anni 70 e la contemporaneità, quindi una nuova canzone italiana. La prima volta che, insomma, cioè il primo ricordo che ho rispetto alla parola indie lo leggo in senso internazionale all'ondata Strokes, Arctic Monkeys, riconduco a quel momento lì l'indie, per la prima volta in cui l'ho ascoltato pronunciare. In Italia chiaramente lo si può ricondurre, lo riconduco in quel periodo lì nel mondo verdena, After Hours. Nel tempo ha cambiato accezione, nel senso che si è impadronito di una buona parte dei discorsi, dei salotti o dei rooftop, delle cantine di bazzica la musica, e si è un po' spersonalizzato per certi aspetti, però di fatto anche rappresenta un momento contemporaneo. E adesso non ha più un'accezione particolare o definita o definibile, e credo sia semplicemente partiva da quello che veniva prodotto in senso indipendente, distaccato da leggi e consuetudini. Fondamentalmente quello di cui noi possiamo giovare oggi è un'ondata di canzoni, di artisti e di attitudini che sono fedeli a loro stessi, e quindi non credo. Citare tre artisti italiani e tre stranieri che mi hanno ispirato nel tempo. Allora, sicuramente italiani devo menzionare Pino Daniele, perché è un artista che, insomma, è sempre stato presente nella mia vita a partire da casa proprio. Fabrizio De André è di certo un altro elemento importante della mia crescita. E non so, Franco Battiato, però in realtà, insomma, la canzone Il Cantautorato, partendo dai primi due, sono stati importanti. In senso internazionale, anche Lucio Battisti, chiaramente. In senso internazionale penso immediatamente ai Beatles, penso ai Beirut e penso ai Radiohead. Sono probabilmente con tutte le derivazioni di ognuna di queste band, nel senso che dai Beirut arrivi ai The Lumineers, dagli Oasis, dai Beatles agli Oasis e dai Radiohead, ai Local Natives, cioè a tante altre cose. Però, così, ciao. Hit pop, non lo so, nel senso se qualcuno può definirmi o può pensarmi come un attore della canzone contemporanea, sono felice. Ed è quello che sto provando a fare, cioè giocare in questo campionato. Però lo possiamo chiamare hip hop, lo possiamo chiamare indie, la possiamo chiamare, io preferisco chiamarla nuova canzone italiana, cioè una canzone che viene scritta in questo momento storico. E abbiamo la fortuna di vivere un periodo dove ci sono tante canzoni e tanti artisti che si esprimono fedeli a loro stessi e alla contemporaneità. In ogni
abbiamo appena terminato un giro di presentazione del disco nei negozi e siamo finendo dei giri di promozione e sono molto felice perché era da un po' che non mi sentivo una trottola in giro di città in città. È stato molto bello incontrare un po' di persone. In piano adesso abbiamo mettere su un tour per tornare a suonare in giro con la band, non vedo l'ora. In The Zone come te, nessuno mai, grazie ancora, è stato un piacere di pazzi esagerato. Ciao, a presto.